Ragazzi, io questo video non lo volevo fare, ma è successa una cosa veramente che non ci sto quasi dormendo la notte perché è un mio amico, è un mio caro amico, Tigrotto, ve lo ricordate? Colui con cui ho fatto tanti video nel secondo Signore, non canale, ci ha che tra pensato l'altro, un ragazzi, pieno disavolo iscrivetevi che è che suo stiamo facendo marito, un sacco di video e sto anche sembra riprendendo a fargli eccellente. ogni giorno, Comunque, quindi link in complimenti. descrizione. Però, Tigrotto, l'ho sentito in questi giorni e sembra che sia stato hackerato. Sono andato nel suo canale e se notate non ha più gli iscritti. Cioè, non appaiono da nessuna parte e non capisco questa cosa, come mai sia così. E niente, mi sta facendo ansia sta cosa. Ieri, proprio ieri, mi ha inviato due vocali e ve li faccio ascoltare. Voglio che anche voi siate partecipi, che magari mi date una mano. Sentiamoli assieme. Ciao Gabby, è successa una cosa stranissima. Cioè, io ero andato sul sito, un sito normalissimo doveva essere. Sono andato. Sentite intanto come Tigrotto è letteralmente in lacrime, cioè ha perso praticamente il suo canale, sembra. Però andiamo avanti. Cioè, il mio canale, non lo so, ho perso tutti gli iscritti. Cioè, non lo so, non so che cavolo è successo. Mi hanno tipo hackerato, non lo so che cavolo è successo. Non ho più iscritti, non si vede più niente. Ci sta questo server strano dei SID dove sono entrato. Ho perso tutto. Allora, ragazzi, adesso vi riassumo, ma praticamente sembra che abbia perso il suo account perché è andato in un sito strano e dove ha messo un seed su Minecraft che probabilmente era un virus. Allora, il sito me l'ha linkato, io veramente ho un ottimo antivirus, quindi mi permetto di provare a cercare. Aspettavo voi nel caso così ho le prove registrate. Nel frattempo, ragazzi, se riusciamo già a fare qualcosa, iscrivetevi all'account di Tigrotto, vediamo se riusciamo a sbloccarlo noi. Andate nel link in descrizione, mi raccomando, e cliccate iscrivervi sul suo canale, che magari la situazione si sblocca, perché non so perché non abbia iscritti. Voi comunque mi raccomando, iscrivetevi. Link in descrizione. Ok, ora clicchiamo su questo sito e vediamo che cavolo è. Cavolo, sembra un sito uscito dal deep web, dal dark web, con il sangue anche un po' fatto male. Però quelli fatti male sono i peggiori, eh. Tra l'altro, guardate, è in vendita il canale di Tigrotto. Ci sono vari seed da scaricare e c'è il canale di Tigrotto in vendita. Click here to buy, me lo compro io, ragazzi. Italian Channel Pizza Mandolino. Praticamente un hacker ha detto: questo è un ottimo canale italiano, sta facendo iscritti, sta facendo views, glielo rubo e glielo compro. Maledetto! Secondo me, Tigrotto per i suoi video si è fatto tentare da Sonic Seed. Ha cliccato per scaricarlo. E si scarica qui, porca vacca. Scarica a tuo rischio e pericolo. Per andare fino in fondo alla situazione, io tanto ho scollegato il mio account YouTube. Ho scollegato tutto, non possono hackerarmi 100%. Vediamo che succede se clicco qua. Ok, ragazzi, sto inserendo il seed, non ve lo mostro per sicurezza. Io sto usando degli ottimi antivirus, sto attentissimo, quindi è censurato. Ma ho appena messo il seed e ragazzi, guardate la mia mano, mi sta letteralmente tremando. Ma se vogliamo trovare quello che è successo a Tigrotto, perché non mi sta più rispondendo ai messaggi, dopo di quello non mi ha più risposto, dobbiamo seguire le sue orme. Eccoci qua. Bene, siamo dentro il seed. E per adesso mi sembra tutto normale, tranne per il fatto che, vabbè, ho scaricato un pacchetto da quel sito oltre che un seed e mi ha dato delle mod. Quindi effettivamente aveva delle mod, ha delle cose strane. Non lo so se possano darci dei problemi. Poi, boh, vabbè, c'è anche una struttura. C'è anche una cavolo di struttura, quindi strano. Nel senso, ovviamente è un seed. È entrato anche qualcuno? Ma come cavolo è entrato anche lui? Si è scaricato pure lui il seed? Non possiamo. Entra sul Bruh. Discord. Vado, entro un attimo su Discord, ragazzi. Un secondo. Ok. Ciao, ciao Valerio. Oi, ciao Gabby. Un po' terribile, un pochino terribile, devo dire. Un po' Sono un po' inquietante. Eh no, è spaventato. un po' inquietante sta cosa adesso, Sì, perché, cioè, non puoi estremamente. neanche più stare al sicuro giocando un gioco come Minecraft. E questa cosa non va bene, eh. Ma infatti, da Minecraft. È successa questa cosa terribile. Io veramente non so cosa dire. Ma Non sono. questa casa poi l'hai fatta tu? Sì, questa l'ho fatto io. Ho iniziato un po' a prendere Ah, quindi tu sei cose. già entrato in questo seed? Poco poco, sì, veramente poco. Sì, se vuoi prendiamo un po' di cose, È cioè tutto. una Perché macchinatura un praticamente, ragazzi, po'. dovete capire, è tutto un pacchetto. C'è andato tutto un pacchetto col seed, col server. E praticamente tutte le cose che fai qui rimangono, praticamente. Perché ovviamente è un server. Praticamente è Sì, chiuso dentro è una un seed un strana. po' strano, È però. un seed server.
Valerio, cioè, ma è un problema perché Tigrotto non mi risponde più ai messaggi. E io sono venuto proprio in questo server per capire dov'è. Perché la cosa che ha fatto Tigrotto, e siamo sicuri che l'ha fatta, è entrato qui, insieme a noi. Questo quindi sicuramente. Magari Tigrotto ha lasciato qualche traccia, oltre magari, non so, oggetti in cesta, perché questi oggetti non credo che li fatti tutti tu. Mi sembrano chest per due questi, quindi Tigrotto secondo me è passato assolutamente di qua. Il problema che mi viene in mente è, cioè, se lui non c'è, non c'è perché si è perso o non c'è perché qualcosa o qualcuno lo ha preso? Aspetta, fammi controllare una cosa, non ho controllato chi c'è nel server. No, Tigrotto c'è! Tigrotto è nel server, quindi vuol dire che è qui con noi. Quindi è da qualche meno parte. Okay. Ok, abbiamo un indizio. Tigrotto è qui. Quindi ora Tigrotto, vediamo se ci risponde. Tigrotto, dove sei? Non so. Non può rispondere. Forse non forse è. No, c'è. Ho perso tutti gli iscritti, non esiste più nessuno Tigrotto. No, dai. Cioè, proprio. No, guarda che è pericoloso. È depresso forte ora Tigrotto. Io non voglio che possa pensare al peggio in questi momenti. No, Tigrotto. Aspetta. Ci siamo qui noi, i tuoi amici. Cosa? No. Fermi. Devo andarlo a prendere. Fermo. Dove sei? Dacci qualche indizio, dai, porca rispondi. Vacca. Dacci qualche indizio. In questo dobbiamo aiutarlo per forza. In questo buco, è in una caverna, in ma buco. Ovvio. Dobbiamo trovare una caverna, Sì, ci sei passato sopra prima in realtà. Dove? Sembrava un pozzo, ma in realtà è una miniera. Vieni. Ah, ok, meno male che ci sei tu, se non l'avrei mai trovata, mannaggia. Allora. Questo qui. Questa cosa qua, che sembra, questa roba, non so, qui. Pomposo. Ok, sì, ok. Può essere considerato una miniera. Aspetta, ma no. Allora, vai prima tu. Ma prima non era così. Vai prima tu. Sì, ma ci. Vedo Tigrotto. È qui da qualche parte. È qui dove, però? Oh, porca vacca. Cos'è? Oh, porca vacca. È inquietante. Tigrotto. Vabbè. Tigrotto, è qui. Che ci fa lì? Tigrotto, svegliati. Tigrotto. Ma non picchiarlo, così è peggio. Cosa, Gabby? Vieni giù. Oh, finalmente ti abbiamo trovato. Ci hai fatto spaventare. No, tu non hai capito nulla. Tu forse non hai. Io ti ho mandato anche un audio. Non hai capito nulla. Ho perso tutti gli iscritti che avevo in 7 mesi. Ho perso tutto. Aspetta. Ok, hai perso gli iscritti. Ma il tuo canale adesso chi ce l'ha? Ce l'ho io. Loro. Sono riuscito a riprenderlo. Ah, meno male. Porca vacca. Cioè, ok, quindi il tuo canale è in mano tua. Però hai perso tutti gli iscritti. Ho perso tutti gli iscritti. Tutto. Lo aiutiamo noi, no? Cioè, tanto alla fine si possono recuperare. Cioè, noi siamo i gabbiani. Che cosa facciamo noi gabbiani? Aiutiamo le persone. Tigrotto, ti aiutiamo noi. Ti mando tutti i miei gabbiani. Dai, gabbiani, link in descrizione. Aiutiamo Tigrotto, che lo vedo un po' depresso. E così lo aiutiamo. Cioè, cavolo. Oh, guarda. Provate a pensare se succedesse al vostro canale dopo anni che ci lavorate, poi di colpo vi sparisce tutto, è brutto. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale Tigrotto, che comunque sta facendo anche contenuti il più possibile. Quindi ne vedrete delle belle anche con me. Quindi guarda, veramente, ti daremo una mano, grazie. Tigrotto, non c'è spero problema. Spero veramente funzioni, perché ho perso veramente tutto, Gabby. Ok, però adesso spiegami una cosa, cioè dove siamo? Perché sei allora qui? Sono qua per. Allora. Allora, riprenditi un attimo. Parliamo. Dai, tranquillo. Riprenditi un attimo. Sono Minecraft è il mio gioco preferito. Ma okay, com'è possibile che è successa una cosa del genere? Quel sito del cavolo, quel sito veramente, c'è stato un hacker, un seed del dark web. Io non lo sapevo. Non devi mai aprire i siti a caso. Cioè, ma è la prima regola di internet, Tigrotto, cacchio. Vabbè, dai, è andata. La prossima volta lo sai, scaricati un antivirus, poi te ne passo uno buono. E niente, però adesso c'è un problema, cavolo, ragazzi. Cioè, siamo chiusi qua dentro. Tu, Tigrotto, quanto sei poi qua? Io sono qua da due anni. Due anni, ma cosa? Due anni! Allora, ti spiego, 2 settimane nella vita reale, 2 anni su Minecraft. Sì. Ok, vabbè. Sì, vai, ridi. Tu forse non hai capito, Gabby, Pensi che qua stiamo giocando a Minecraft, che stiamo facendo, non so, che cosa tu pensi. Insomma, è stato un hacker, ho capito, un hacker, vabbè. Mi ha fatto perdere tutto! Ora pensiamo ad uscire. Vabbè, comunque allora, aspetta un attimo, ascoltami. Questo hacker non è. È un tipo un mutaforma su Minecraft. Non lo so. Ci sono anche. Ascolta, ci sono anche delle mod. Non lo so che cosa. Non lo so. Forse questo ha creato delle mod strane perché io non le ho mai viste. Lo sai, gioco a Minecraft. Non esistono. Questo tipo si trasforma in delle cose strane.
ok? Ho visto un Sonic, ho visto un'altra cosa strana. C'è una persona reale dietro queste persone, questi cosi fanno cose su Minecraft. Fanno cose che non vanno bene. Praticamente sfruttano le mod per hackerarci. Probabilmente in questo momento sono collegati ancora al tuo computer, Tigro. Dobbiamo sconfiggerlo. Perché se lo uccidiamo riusciamo a parlarci, riusciamo a capire che cavolo è sta cosa. Allora, prima di tutto dobbiamo stare uniti. In tre, siamo tre contro uno probabilmente. L'hacker era da solo. Adesso, sì, intanto dobbiamo tornare di sopra. Non c'ho nulla. Non possiamo andarci. Voi, se non avete piccone, cose... Ho 64 pork chop, non so neanche da dove lo trovate. Allora cosa facciamo? Io piccone. Ah, Valerio, grande! Grande. Sì. Ma passami, io ho una domandina. Scusami, se sono arrivati al loro PC e loro se hanno il suo stesso server con queste persone, non è che arrivano proprio anche al nostro, no? Allora, io ho un antivirus assurdo, cioè è impossibile che mi hackerano. Io non avevo l'antivirus. E va bene, la prossima volta te lo passo, dai Tigrotto, poi te lo passo, porca vacca, dai, lo mandiamo fuori. Adesso però prima dobbiamo uscire da sta caverna che non mi piace. Allora, andiamo per di qua, ragazzi. Ragazzi... Io sono un dio. No, ma questa cosa la diceva. No. No, no, fuori. Corri. No. Ok, fuori di qui, ragazzi. Stacchiamo tutto, fuori. Porca vacca.